Tanto ringrazio Pierluigi e Bruno, a chi in questi anni abbiamo collaborato, ci sentivamo abbastanza stretto. Devo dire che Bruno è stato anche per alcuni anni medico in staff, per cui staff della direzione del distretto, per cui ha collaborato anche nella organizzazione un po' di quello che era tutto il distretto, e le cose che hanno detto sono realmente vere, cioè nel senso che anche questi erano stati veramente molto attivi e il rapporto in questi anni credo sia sempre stato buono e di piena collaborazione. Come diceva giustamente il sindaco, noi abbiamo cercato di percorrere i tempi perché conoscevamo il problema, perché è la prima volta che ci capita che tre medici vanno in pensione assieme. Di solito erano sfalzate le varie zone, per cui diventava anche un po' più facile a volte trovare qualcuno. E quindi abbiamo avuto questo problema da affrontare, e abbiamo percorso i tempi per quanto riguarda l'attivazione delle zone carenti, ma l'avevamo già spiegato quando c'era stata una riunione qua, e sia qua che a Ghiare, e abbiamo voluto mantenere i tre medici nell'ambito Sovignano, Valmuzzola e Vercelli. Abbiamo pubblicato già a settembre-ottobre tre zone carenti, si chiamano una alla volta, sono tre zone carenti, e sulla base di queste tre zone carenti che vengono inviate in regione, le zone carenti sarebbero state una, un medico che faceva Berceto e Ghiare, l'altro medico che faceva Berceto e Valmuzzola e l'altro medico Sovignano. Tutte e tre i medici insieme più o meno arriverebbero ad avere 1000 mutuati a testa, che è un numero, diciamo così, discreto, sono di mutuati e un rapporto ottimale, perché soprattutto qui in montagna, che più o meno erano i numeri che avevano loro. Uno forse era 900, lui era 1100, 1200, adesso 1300, mi ricordo, 1300. Abbiamo attivato le zone carenti, nel frattempo abbiamo dato l'incarico a due sostituti, perché quando si dà un incarico, come dice il contratto collettivo nazionale dei medici, il numero dell'attivazione non è 1000 pazienti come le zone carenti, ma è 1500. E comunque abbiamo dato due incarichi per rendere appetibile anche le zone, perché devo dirvi che non è facile trovare degli incaricati, perché molto spesso, siccome un incarico a tempo, non tutti sono disponibili. È stato disponibile per primo il dottor Suraci, il quale tra le due zone ha preferito Berceto. Gli è piaciuto Berceto, è venuto una volta o due a vedere, credo, e successivamente per prendere l'altra zona siamo dovuti arrivare al 210° nominativo. Quindi significa sentire uno per uno 210 nomi e spiegargli dov'è la zona, cosa si fa, cosa si fa, quanti sono i mutuati, eccetera, per poi magari sentirsi dire no, non sono interessato. Questo a livello provinciale. C'erano anche dei medici, sì, nel graduatorio regionale, sì, che poi sono quelli che hanno detto a livello provinciale. C'erano anche dei medici della zona, i quali per vari motivi, apparentemente all'inizio hanno detto sì, infatti io ci speravo molto, e poi invece dopo hanno detto no, sono il disagio, un figlio piccolo, l'altro la cosa, ma per cui alla fin fine hanno detto di no. Ovviamente abbiamo avviato le zone carenti, su questo io vi dico la verità, tranquillissimo. Quando, allora, la zona carente significa che c'è una disponibilità in un posto, ci sono dei medici che hanno la possibilità di partecipare per andare a fare il medico in quella zona. Attenzione che oggigiorno, quello che dicono loro, i vincoli ci sono, perché oggigiorno per poter andare a fare il medico in medicina generale deve aver fatto il corso di specializzazione di 3 anni. Tutti quelli che sono laureati dopo il 1992 possono andare a fare il medico in medicina generale solo se hanno fatto questo corso di specializzazione di 3 anni. Sono corsi di specializzazione che tutti gli anni indice la regione. Chi è nato prima del 90, chi è laureato prima del 92 può ancora invece partecipare ad andare a fare il medico. Molti dei medici adesso che vengono in montagna sono tutte persone che hanno 55-60 anni e che partecipano perché non hanno fatto quel corso là. Chi ha fatto quel corso là, purtroppo essendo numero chiuso, non ne escono tanti, e quindi quando vanno a scegliere le zone carenti, vanno a scegliere le zone carenti migliori, più appetibili. Le zone della città, non ho ad esempio io sono direttore anche di distretto di Fidenza, a San Secondo non ho avuto problemi a trovare il medico. Adesso immagino che attiveremo la zona carente di Fontanellato, non dovrei avere problemi.
Questa è la prima volta che di tre zone carenti, due sono andate deserte. Io qua ho la mail che mi ha mandato la regione, cioè due non sono state assegnate. Solo una è stata assegnata, che è quella di Berceto Ghiare, che significa primo ambulatorio Berceto, obbligo di apertura dell'ambulatorio Ghiare, questo ci abbiamo tenuto fin dall'inizio, in accordo sempre con il sindaco, eccetera, che ha vinto un certo dottor Eugenio Argelà, che io non conosco e che vedrò domani, e qua gli spiego cosa vogliamo a Bercente, cosa vogliamo Ghiare, gli spieghiamo quindi qual è. Lui adesso ha tempo 3 mesi per accettare, dopodiché può accettare o non accettare, se non accetta riparte il giochino del sostituto. Le altre due non sono state, quindi Solignano non è stato assegnato e l'altro, Berceto Valmuzzo, non è stato assegnato. Allora, la nostra idea adesso, noi ripubblicheremo subito queste due zone, compreso l'altra vincolata al fatto che il medico non accetti. Ovviamente però cosa faremo? Dal momento che esiste già un sostituto, quindi faremo la possibilità del medico che prende la zona carente, quindi il medico ufficiale dovrebbe essere il medico vita naturale durante, fino a che non va in pensione, dovrà essere scelto dalla gente. Nel frattempo però chiederemo di mantenere anche sia con l'attuale sostituto che c'è, e ovviamente il sostituto che c'è a Valmuzzo e a Solignano poi lo rimane perché lui continua la sua strada, perché anche lì non è stata andata deserta la zona carente. E se questo medico che c'è adesso dovesse dire no, non voglio più stare a Bercento, noi prima di avere l'altro medico andremo comunque, d'accordo anche con Briandi, a creare un altro sostituto, di modo che Berceto possa avere comunque ancora i suoi due medici, per cui le 1500 persone che attualmente gestisce il dottor Suraci possono diventare 150 testa, non so, quindi una cosa più semplice e più fattibile, sempre in attesa, poi sperando che le due zone carenti vengano coperte. Io vi dico, è la prima volta che capita, perché non è andato deserto neanche Torno 3 anni fa. Quindi è la prima volta in assoluto che due zone carenti non vengono assegnate. E la cosa personalmente, vi devo dire, mi preoccupa anche un po', perché se il futuro va su questa strada, penso ad altre zone di montagna, perché i nostri medici purtroppo sono tutti un po' vecchiotti in questo distretto, per cui da qualche anno credo, e io già purtroppo, ne ho già dovuto sostituire tanti in questi anni. Quindi, quindi lo stato dell'arte in questo momento è questo, noi ripubblicheremo le due zone carenti, adesso cercheremo anche di fare su qualcuno che conosciamo, vedi, ma partecipa perché non partecipi, eccetera, così, nel frattempo continueremo, la nostra idea di quello di continuare su questa strada con i tre, con due sostituti e il medico che prenderà, che incontro domani, che dovrebbe prendere Ghiare e Berceto, cioè, che tocca a lui perché la regione ha assegnato a lui questa zona, quindi non dipende da noi. Cioè, noi c'ha 3 mesi per decidere. C'ha 3 mesi per decidere. C'ha. Sì. Cioè, se decide subito. Una volta, va bene, una volta che ha assegnato, lui ha tempo 3 mesi per decidere. Prima decide, meglio è una volta che ha assegnato. Però per l'assegnazione c'è tutto un iter burocratico, perché la regione deve scrivere, e poi ci sono tutti aspetti procedurali che non dipendono assolutamente da noi, perché noi, se fosse per noi, dovremmo cominciare da domani. Cioè, voi capite che il vostro problema è il nostro problema, non è che noi siamo dall'altra parte. Se lui accetta domani, automaticamente no. Bisogna che vi deve avere l'incarico del direttore generale, dopo l'incarico lui ha la possibilità di accettare o meno. Lui ha dei tempi che può un mese e mezzo, fra 2 mesi, cioè lui entro 3 mesi deve aprire, se no vuol dire che non ha. Questo, diciamo così, è il sistema procedurale in atto su cui noi dobbiamo solo sottostare. Anzi, siamo usciti, grazie al comitato che mi ha dato una mano, che ha capito il problema, ad anticipare i tempi, perché teoricamente avremmo dovuto aspettare per attivare il sostituto il loro pensionamento. Quindi andavamo avanti soltanto in questa situazione, cioè cominciavamo adesso, diciamo, invece adesso, avendo anticipato i tempi, conosciamo anche di proprio il problema, per cui eventualmente adesso cercheremo di sensibilizzare qualcuno che vediamo in graduatorio delle zone, perché abbiamo dei medici di Fornovo, dei medici
sono due medici di Fornovo, a Solignano, c'erano 5 minuti, eppure non erano interessi. Sono anche dei medici di Barcetto.